Stato io vado molto a istinto, a pelle, a pancia e non lo so, lui mi ha colpito quando ha cantato quella canzone in quel modo, lui mi è arrivato dritto con un pugno allo stomaco, quindi io mi baso molto su quello, per me la musica è molto quella, devo essere onesta. Poi, insomma, il fatto che comunque è una cosa bellissima e il fatto di queste due voci che comunque io sento che in qualche modo, non so se appartengono, stanno bene, sono in sintonia, come poi anche le nostre personalità, devo essere onesta, perché io in realtà non lo conoscevo, per questo ti dico, sono andata proprio istinto e emozione, quindi Ho sono molto scoperto che contenta. sono un bel cretino, sono uno, sì, che non sei, non lo Sì, so, bravo, bravo, molto due bicchieri compagnia. di vino è proprio lì. Vero, molto emozione. Ho capito anche immediatamente che insomma era un invito importante, un invito anche oltre tutta la questione artistica, cioè oggi siamo qui per un motivo molto, molto importante e credo che il loro gesto anche di invitare degli uomini sia stata una cosa bellissima, anche perché nel 99,99% dei casi, vabbè, ora non voglio fare la statistica, però questo è un problema che riguarda gli uomini, cioè un problema nostro, di noi uomini, e che dobbiamo affrontare noi per primi. Quindi anche questo non voler in qualche modo ghettizzare questa cosa, siamo solo le donne, ma anzi aprire a dei colleghi uomini, secondo me è stato un gesto bellissimo, quindi appena mi è arrivato l'invito ho detto subito di sì. Hai ragione, il messaggio ancora più forte è il fatto della condivisione con l'uomo. A me piace sempre vedere il positivo delle cose, no? Quindi il fatto che sotto questo palco ci siano 100.000 persone per me è un passo grande, quindi va bene, è un piccolo passo per andare poi sempre più avanti. Già da quando io ho fatto le prove, prima ovviamente, prima di salire sul palco, a differenza, non so scusa. Non so sbagliato Mi una frase, piace scusa. veramente tanto questa canzone, sono nelle mie corde, quindi, e poi mi piacciono molto insieme ai nostri timbri vocali. Non lo so. Io credo molto, infatti faccio pochissime collaborazioni, ma non perché sono uno snob, ma perché mi piace molto l'idea che le collaborazioni debbano nascere sì, avere un senso anche umano, di conoscenza, oppure una sera sei a casa, ti metti e scrivi qualcosa insieme, in quel modo lì, mi piace molto quello, quindi non poniamo limiti e secondo me poi più ci frequenteremo e più ci sarà appunto la possibilità di creare qualcosa, però è bello secondo me anche crearle insieme certe cose e non mettersi a tavolino e progettare fit. Aspetta, ti mando una vacanza, cavolo! Sul visto non posso dire niente, però spero avremo occasione sicuramente di condividere tanto sia con la musica che non. E questa è una situazione secondo me a sé, nel senso a sé stante, capito? Quello che sarà lo stadio sarà un'altra cosa, un'altra cosa. Sicuramente, sai, questo è il primo evento dove ho la possibilità di condividere con così tante persone. Cioè da ieri che non giravamo con le mascherine, che non potevamo abbracciarci, e invece oggi averli tutti lì che all'unisono, cantare insieme, non lo so, è quasi un sogno, capito? Finalmente di nuovo, non so, è come se stessi rivivendo questa vita di nuovo, quindi oggi, qui, adesso è una figata, quello che sarà poi il 13 luglio, si vedrà. No. Tanto per